Boh, ragazzi, nulla da dire su Vasco perché è un grande. Io sono del 1984. La mia mamma è del 57. E anzi, 89. 58, 89 54. E 54. Siamo tutti nati con Vasco e andremo via con Vasco. Ciao, vengo dalla Svizzera e volevo dire a Vasco che può tornarci perché il Topo Gigio l'abbiamo sistemato. Siamo venuti per portare Francesca, Carolina e Vika a vederlo, però non c'è fisicamente, ma c'è nel cuore di tanta gente. Grande Vasco! Siamo venuti solo perché Vasco sfortunatamente non sta bene, allora noi siamo venuti solo per sentire, grazie a lui, una cover band. Grandissimi! E va bene così. Ti dico che siamo venute qua a Nichelino in questo posto per fare gli auguri a Vasco intanto di pronta guarigione e poi praticamente ci siamo detti ma perché, visto che tutte le volte l'ha fatto lui per tanti anni il concerto a noi, noi non lo facciamo a lui. E così è nata questa idea, che è venuta anche bella, carina, per aver avuto così pochi giorni, e siamo qua per augurargli veramente tanto tanto bene, il nostro affetto, e per dirgli che ci manca davvero tanto, ma noi comunque ci siamo, lo sosteniamo e non lo lasceremo mai. Ciao, siamo Gabriele e Giovanni, veniamo da Lovere, un paese in provincia di Bergamo. Da Bergamo. Veniamo qui a Nichelino, a Torino, perché per noi Vasco... Perché è il numero uno. Perché è il numero uno. Se lui non fa il concerto, noi lo facciamo noi a lui. Veniamo da Palermo, avevamo preso i biglietti per il concerto di Messina, è saltato... Avevamo preso successivamente quelli per il concerto di Torino, è saltato, e adesso siamo qui in tuo onore. Speriamo di farti piacere regalandoti un po' della tua musica questa sera, e ti auguriamo una pronta guarigione. Ti aspettiamo e... Ti vogliamo bene, riprenditi Vasco, ti amiamo, tutti abbiamo bisogno di te, ti amiamo. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti che tu sei tu. Ciao, ciao Vasco, noi siamo di Torino, ti aspettavamo tanto per questo concerto, è inutile negarlo, però l'importante è la tua salute. Tu vieni prima di tutto, siamo qua stasera perché diciamo che abbiamo trovato l'alternativa alla depressione totale che potevamo passare davanti allo stadio, perché prima che venisse organizzata questa cosa avevamo deciso di trovarci davanti allo stadio per cantare le tue canzoni, invece stasera saremo qui a farle in compagnia. E ovviamente l'augurio che ti facciamo è quello più sincero, possiamo fare un amico. Devo dire a Vasco che ci manca, che è un grande e che siamo tutti qua per lui perché se lo merita. Siamo venuti Vasco perché Dio. Vasco è tutto, siamo cresciute con Vasco, 45 anni, da quando ne avevo 14 che lo seguo, è il mio idolo, il nostro Dio, ci ha cresciuti in tutto, ci ha insegnato tutto, dal bene al male, e continuerà a insegnarcelo, e speriamo che guarisca presto. Guarisci presto, rimettiti, perché io e la mia famiglia non possiamo stare senza di te, è una tradizione, quindi non mollare e mi raccomando. Non lasciarci! Penso che questa manifestazione è stata una manifestazione molto 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 seria, molto fantastica, per onorare il nostro Rocket, che purtroppo non è un Superman, ma è un uomo, un essere umano come tutti noi. Quindi noi, per augurargli una guarigione molto 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 presto, e abbiamo dato come omaggio questo gran concerto. Spero di aver dato una cosa bella a Nichelino, spero di aver dato una cosa bella a Torino. Tutto sotto controllo, niente di non curabile, a differenza dei mali del nostro paese. Guardate oltre l'orizzonte, saremo di nuovo insieme. 6 settimane di terapia anfibiotica molto potente per debellare il batterio killer, ma alla fine sarà lui a morire. Vi abbraccio tutti forte! Basta!
Vasco!